La scorsa settimana il TAR Palermo si è pronunciato disponendo che Palazzo di Città provveda sull'istanza avanzata 3 anni fa dall'azienda Icaro Ecology, che punta alla realizzazione di una struttura produttiva nell'area nord 2 dell'ex ASI. In municipio da oltre un anno sono invece in corso approfondimenti proprio su quell'area che in passato venne infrastrutturata ma senza provvedere alle compensazioni ambientali e ad un progetto di salvaguardia che invece sono condizioni indicate nel piano di gestione. Ieri il dirigente Emanuele Tuccio, che coordina il SUAP comunale, tecnici, legali e rappresentanti dell'azienda, ma anche referenti della ZES della Sicilia orientale, si sono riuniti a Palazzo di Città. La conferenza di servizi era già stata fissata prima del pronunciamento dei giudici amministrativi, che hanno dato 30 giorni agli uffici per pronunciarsi. Le parti, a conclusione del lungo confronto, si sono concesse un termine di almeno 15 giorni per avanzare le proprie valutazioni e l'azienda ha già fatto richiesta di un termine ulteriore, eventualmente per proporre osservazioni. Emilio Giudice della riserva Biviera, a sua volta in collegamento per partecipare alla conferenza di servizi, ha ripercorso l'intero excursus. Più volte ha spiegato anche pubblicamente che nell'area Nord 2, senza un vero progetto di tutela e risanamento ambientale, non è possibile rilasciare autorizzazioni per nuovi insediamenti o per interventi su quelli già presenti. Sono tutti aspetti che il SUAP e l'amministrazione comunale, insieme allo stesso giudice, hanno posto anche alla regione, che aveva aperto alla possibilità di individuare fondi consistenti per le compensazioni ambientali, anche se non c'è stato un seguito vero e proprio. Le aziende guardano con molto interesse invece all'area Nord 2, incentivate dal sistema delle ZES e dai finanziamenti di strumenti istituzionali come il PNRR. Far combaciare esigenze produttive di tutela ambientale da sempre sul territorio non è affatto facile. L'attivazione della ZES ha comunque prodotto i primi effetti. Le nuove richieste di insediamenti o di progetti nelle aree che ricadono proprio nella ZES, come spiega il dirigente Tuccio, saranno vagliate direttamente dall'ufficio speciale che ha sede a Catania. Questo vale in sostanza per tutte quelle istanze presentate da metà giugno in poi. Rispetto ad iter precedenti, invece, si andrà avanti. Pur con l'intervento del nuovo ufficio ZES, saranno comunque necessari i pareri degli enti coinvolti in queste procedure, mentre a Palazzo di Città è stata attivata la commissione SIC-ZPS. La decisione sulla richiesta dell'azienda non è stata ancora definita, ma l'area Nord 2 si conferma uno spaccato di un territorio stretto tra le esigenze di investimento e la necessità di salvaguardare zone sottoposte a tutela.